Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 36, 37 e 38. No, 35, 36 e 37. 14, 16 e 17 giugno 1899. Questa mattina l'amantissimo Gesù non ci veniva nel mio interno andavo pensando, com'è che non viene? Che c'è di nuovo? Ieri veniva così spesso ed oggi neppure si fa vedere. Ancora, che crepa cuore, quanta pazienza ci vuole con Gesù. Tutto il mio interno mi pareva che si metteva in allarme, che voleva Gesù e mi faceva una guerra da darmi pene di morte. La volontà, come superiore a tutta, cercava di mettere pace col persuadere i miei sensi, inclinazioni, desideri, affetti e tutto il resto di quietarsi che Gesù doveva venire. Così, dopo lungo penare, Gesù è venuto portando una tazza in mano, piena di sangue, agrumato, putrefatto e puzzolente.
e mi ha detto: "Vedi questa tazza di sangue? La verserò sul mondo." Mentre così diceva, è venuta la mamma, la Vergine Santissima, ed insieme con lei il mio confessore, e pregavano Gesù che non la versasse sul mondo, ma che la facesse bere a me. Il confessore gli ha detto: "Signore, a che pro tenere la vittima se non volete versare sopra di essa? Assolutamente voglio che la fate soffrire, risparmiate le genti." La mamma piangeva ed insisteva presso Gesù e presso il confessore di non desistere di pregare finché Gesù non si fosse contentato di accettare il cambio. Gesù insisteva che la voleva versare sopra il mondo tutto ed in un primo momento pareva quasi che si accigliasse. Io mi vedevo tutta confusa, non sapevo dire niente perché era tanto l'orrore che faceva vedere quella tazza piena di sangue così brutto che metteva il fremito in tutta la natura. Che sarebbe a berla? Però ero rassegnata che se il Signore me l'avesse data l'avrei accettata. Chi può dire poi i castighi che si contenevano in quel sangue se il Signore lo versasse sul mondo? Da questo giorno, appunto, pare che tiene preparato una grandine che farà molto danno e pare che deve continuare i giorni seguenti. Dopo poi Gesù pareva un poco più calmo, tanto che pareva abbracciasse il confessore che lo aveva pregato in quel modo, ma però senza venire a nessuna determinazione se lo deve versare sopra le genti oppure no. Così è finito, lasciandomi una pena indescrivibile di quello che potrà succedere. Continuava ancora a farsi vedere che vuole castigare. Io l'ho pregato che volesse versare in me le sue amarezze, che volesse risparmiare tutto il mondo, e se questo non fosse possibile, almeno quelli che mi appartengono nel mio paese. A questa intenzione pareva che si unisse pure quella del confessore, e così pareva che Gesù, vinto dalle preghiere, ha versato un poco dalla sua bocca, ma non quella tazza detta di sopra. Questo poco che ha versato pareva che lo facesse per risparmiare in qualche modo il mio paese, ma non tutti quelli che mi appartengono. Io però questa mattina sono stata causa di far affliggere Gesù. Siccome dopo versato l'ho visto più calmo, senza pensarci gli ho detto: "Amabile mio Gesù, ti prego di liberarmi dal fastidio che do al confessore di farlo venire ogni giorno. Che costa a voi liberarmi e che voi stesso che mi mettete nelle sofferenze voi stesso mi liberate? Certo che vi costa niente, se volete tutto potete." Mentre ciò gli dicevo, Gesù faceva un volto tanto afflitto che quell'afflizione me la sentivo penetrare fino all'intimo del mio cuore e senza dirmi parola è scomparso. Come mi ha lasciata mortificata, lo sa solo il Signore, pensando specialmente ancora che più non ci veniva. Ma poco dopo è ritornato, ma con maggiore afflizione, portando un volto tutto gonfio e pieno di sangue, che allora gli avevano fatto quelle offese. Gesù tutto mesto ha detto: "Vedi quello che mi hanno fatto, come tu dici che... Vedi quello che mi hanno fatto, come tu dici che non vuoi che castighi le creature? I castighi sono necessari per umiliarli e non farli imbaldanzire di più." Si continua ancora sempre lo stesso, ma specialmente questa mattina sono stata sempre a contendere col mio caro Gesù. Lui che voleva continuare a mandare la grandine, come ha fatto nei giorni passati, ed io che non volevo. Quando al meglio pareva che si preparava un temporale e dava comando ai demoni che distruggessero col flagello della grandine parecchi punti. Nell'atto stesso vedevo che da lontano mi chiamava il confessore, dandomi l'obbedienza che andassi a mettere in fuga i demoni per non far loro far niente. Mentre sono uscita per andare, Gesù si è fatto incontro, facendomi rivolgere indietro. Io gli ho detto: "Signore benedetto, non posso perché è l'obbedienza che mi ha chiamato, e tu sai che io e tu a questa virtù dobbiamo cedere senza poterci opporre." Allora Gesù: "Ebbene, lo farò io per te." E così ha comandato ai demoni che andassero in parte più lontana e che per ora non toccassero le terre appartenenti al nostro paese. Poi ha detto a me: "Andiamo." Così siamo ritornati, io nel letto e Gesù accanto a me. Appena giunti, Gesù voleva riposare dicendo che era molto stanco. Io l'ho restato dicendogli: "Chissà che è questo sonno che vuoi fare? E poi è bella obbedienza che mi hai fatto fare, perché vuoi dormire? Questo è il bene che mi vuoi, è così che vuoi accontentarmi in tutto, vuoi dormire? Dormi pure, basta che mi dai la parola che non farai niente." Allora, dispiacendosi del mio malcontento, mi ha detto: "Figlia mia, eppure vorrei contentarti. Facciamo così: usciamo insieme di nuovo in mezzo alle genti e quelli che vediamo che sono necessari di punire per le tante nefande azioni, almeno chissà sotto il flagello si arrendessero, e che tu vuoi che io punisca, li punirò, e quelli che sono meno necessari a punire, che tu non vuoi, io li risparmierò." Ed io: "Signore, grazie ti rendo della tua somma bontà nel volermi contentare, ma con tutto ciò non posso fare questo che mi dici. Non mi sento la forza di mettere la volontà mia a castigare nessuna delle tue creature. E poi quale strazio sarà del mio povero cuore quando sentirò che quel tale o quell'altro è stato castigato e che io ci abbia messo la mia volontà? Non sia mai, Signore, non sia mai."
Dopo è venuto il confessore per chiamarmi me stessa ed è finito. Allora, ho voluto leggere insieme questi tre capitoletti perché vediamo che sono tutti quanti connessi e parlano dello stesso argomento, non gradito certamente alla nostra natura umana e oggi poi meno che mai gradito all'opinione comune. Però il problema sia della rivelazione pubblica che della rivelazione privata, ma soprattutto della rivelazione pubblica, ecco perché se fosse solo un problema di rivelazione privata sarebbe assai più semplice, è che noi non possiamo accogliere la rivelazione a macchia di leopardo o con le forbici. Quello che mi piace io lo accolgo, quello che non mi piace io, o quello che non mi piace o che non comprendo io lo elimino. Non si può fare. Etimologicamente, eretico, viene dal greco aeresis, che significa fare una scelta, quindi operare un taglio. Cioè l'eretico è uno che taglia, cioè prende una verità, vera, non falsa, e dimentica le altre, d'accordo? Tanto per fare un esempio, per comprendere il senso di questa meditazione. Uno parla solo della misericordia e non parla della giustizia. Uno parla solo della giustizia e non parla della misericordia. L'eresia più classica era lì. Uno parla della fede e non parla delle opere. Ci abbiamo San Giacomo Apostolo che dice no, la fede è pure le opere. Uno parla della grazia e non parla poi della necessità che anche la natura umana si sforzi per cooperare con la grazia. Allora c'è stata l'eresia del quietismo che dice che è tutta grazia, c'è stata l'eresia del pelagianesimo che dice che te devi soltanto sforzare e che dipende tutto da te e solo da te. Ecco, su questo capitolo, ne abbiamo già parlato in un'altra meditazione, è evidentissimo che c'è una tematica che è quella, questa non è anche la divina giustizia, perché i cosiddetti castighi, quindi quelli che Dio, ma si capisce qui, che manda in questo mondo, non sono, come dire, come i castighi, come, neanche i castighi, come le pene eterne. Meglio usare un altro termine, non sono come le pene dell'inferno, per far capire, perché i castighi in questo mondo, anche qui è sempre bene fare l'etimologia del termine, perché castigare etimologicamente significa castum agere, cioè castità ha la stessa etimologia di castigare, eh? Cioè castità è essere puro. Castigare è rendere puro, cioè castum agere, d'accordo? Quindi che significa? Che se tu non sei puro, io ti ci faccio diventare. Quindi, ma perdonatemi, insomma, se faccio riferimento anche alle conoscenze giuridiche, no? Quando studiavo diritto penale tanti anni fa, litigavano i penalisti perché dicevano: qual è il senso della pena nel diritto penale? Perché tu metti un delinquente che fa un delitto? Perché lo punisci? Lo metti in galera, d'accordo? O gli dai qualche altra sanzione? Allora c'erano due teorie che si, estreme che si contendevano. Una era quella retributiva, tra l'altro quella che piaceva al mio professore, che diceva: la pena è proprio una vera e propria pena, chi ha fatto deve pagare, quindi bisogna dargli quello che si è meritato. D'accordo? E poi c'era un'altra teoria che era la teoria delle emende. Dice: no, io metto il delinquente in galera non semplicemente per fargliela pagare, ma perché penserà durante questo tempo a quello che ha fatto e quando esce dalla galera farà il bravo ragazzo. Quindi la pena ha la funzione di recuperare il delinquente e di farlo diventare un buon cittadino. Ecco, diciamo subito che i castighi che Dio manda in questo mondo, sicuramente, Dio manda tra virgolette, tra l'altro, appartengono alla seconda specie, d'accordo? Non sono mai una retribuzione in questo mondo. Purtroppo le pene dell'inferno sono una retribuzione nel primo modo. E anche qui la divina giustizia, qui poi si vedono alcuni passaggi, e la divina misericordia non permette che una persona sia tormentata dai demoni nelle cui mani è caduta perché ha voluto servirli, non perché ce la manda nostro Signore, più di quanto la portata della qualità e la quantità del male commesso se lo meriti.
Quindi non permetterà ai demoni di tormentarla più di quanto si meritino. Io altre volte ho detto che la divina misericordia arriva fino all'inferno sotto questo punto di vista. Allora, queste cose devono essere chiarissime, devono essere. Però capite che sono anche una chiave di lettura fondamentale degli eventi della vita umana, perché sfuggendo da questa chiave di lettura, sia a livello personale che anche poi a livello storico, collettivo, tutta quanta una serie di fenomeni vengono relegati semplicemente sul piano delle disgrazie, sul piano delle cose negative che purtroppo sono accaduti, e vabbè, cerchiamo adesso di ripararne le conseguenze, ma allora, questo certamente è una possibile opzione, no? Però il discorso è questo qui, come dice Gesù nel Vangelo, Dio ha due modi per cercare di portarci verso la strada buona: ci va di mezzo la salvezza della nostra anima, ci va di mezzo la rovina o la salvezza eterna. Il primo è quello della dolcezza, della misericordia, cioè ti manda buone ispirazioni, ti manda qualche buona predica, qualche buona cosa per persuaderti con le buone, farti comprendere che stai camminando su una via non buona, che non è che non buona perché non piace a Dio. È non buona perché ti porta alla rovina da un punto di vista oggettivo. A Dio non gli piace perché non è buona, non è buona per noi. È chiaro che se la creatura intercetta questo modo di operare, riflette e da sola decide stop, damogli un taglio, il discorso finisce qui. È finito. Il problema è che quanti purtroppo tra gli esseri umani scambiano la misericordia e la pazienza di Dio, che appunto usa pazienza con tutti quanti noi, con debolezza, o addirittura come pretesto per dire: vabbè, ma tanto posso fare tutto quello che mi pare, tanto non succede niente, oppure vabbè, comunque sia, Dio non esiste, perché se faccio tutto questo e non succede niente, vuol dire che mi posso muovere come mi pare, no? È nostra esperienza. Allora, un padre di famiglia che avesse un figlio discolo, che dopo averglielo spiegato 100 miliardi di volte che quella cosa non va bene, che si fa del male, eccetera, eccetera, lo lasciasse comunque fare senza prendere nessun provvedimento. Ma noi che cosa penseremmo? È un buon padre uno che fa una cosa di questo genere? Che non ci prova, certo, generalmente le cattive non producono grandi frutti, però almeno bisogna provarci. Io ricordo sempre, buon'anima di mamma rimaneva molto male quando qualcuno si lamentava di me, non perché ero vivace o perché ero, ma perché ero maleducato. Perché quando dice sempre, se qualcuno dice sempre che sei maleducato, ecco, tutta la fatica che sto facendo io per farti invece crescere dritto, vuol dire che sta dando la colpa a me, cioè che non sta dicendo questo è un ribelle, un insubordinato, ma i genitori non stanno facendo quello che è necessario per educarlo. Capite? Perché quando ti trovi davanti un figlio che è non buono, che è ribelle, insubordinato e cattivo, sono due le cose. O questo è un ribelle e se ne è infischiato sia delle buone che delle cattive dei genitori, oppure però potrebbe anche darsi che i genitori non hanno fatto tutto il possibile per addrizzarlo. Noi non possiamo saperlo a priori. Certamente Dio non si farà dire quando noi andremo dall'altra parte: eh sì, io me ne sono andato in rovina, però tu non mi hai avvertito, però tu non mi hai corretto, però tu non mi hai manco tirato le orecchie, d'accordo? Ma che fai che ci sta di mezzo la perdizione eterna e non mi scuoti neanche un pochettino? Cioè, io povero uomo non lo so che cosa rischio, ma tu lo sai cosa rischio e non mi dai un bello scossone, un bello scrollone? Questo Dio non se lo farà dire. Allora, non si può, come oggi si tende a fare in giro, togliere completamente questa tematica, tra l'altro poi nella maniera in cui Gesù qui la spiega magistralmente, dalla nostra vita interiore, anche dalla nostra comprensione dei fatti e degli eventi, no? È chiaro che è enormemente difficile, specialmente quando si parla a livello generale, quindi di stati, di società o di cose di questo genere, stabilire nessi di causa, quindi questa catastrofe naturale è successa per questo motivo a questo territorio. Questo ci vorrebbe ad avere una rivelazione diretta, ad avere insomma il filo diretto con la Santissima Trinità, no?
Ecco, quindi è impossibile senza una rivelazione specifica, come dire, stabilire i precisi nessi di causa. Però io parlo per me, insomma, no? Se uno fa un po' di introspezione profonda e vede anche tante situazioni e chiaramente ha le giuste coordinate di comprensione, capirà che il nostro Signore in certe situazioni ha lasciato che noi come dire, permanessimo in qualche situazione poco felice perché comprendessimo tante cose. Comprendessimo tante cose. La liturgia della Chiesa, questa meditazione cade all'inizio del tempo d'Avvento, proprio il primo giorno dell'Avvento, nell'ufficio delle letture, mette lo splendido incipit del profeta Isaia. Dice: il bue conosce il proprio padrone, adesso non mi ricordo, l'asino, la greppia, ma il mio popolo non conosce, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende, no? Il bue conosce il proprietario e l'asino, la greppia del padrone, ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Guai, gente peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di scellerati e figli corrotti. Sto citando il primo capitolo di Isaia, eh? Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, si sono voltati indietro. Perché volete ancora essere colpiti accumulando ribellioni? Questa è parola di Dio, non è rivelazione privata di Luisa Piccarreta. La scrittura è piena di queste cose. Capite? Il popolo si allontana da Dio, Dio cerca di richiamarlo con le buone anzitutto, e poi arrivano i cosiddetti castighi. Cosiddetti, Gesù lo spiega più avanti, no? Come stava facendo a mandare questa grazia? Erano dei demoni. L'ha detto lui, l'ha detto. La spiegazione. Ha comandato ai demoni che andassero in parte più lontana e che ora non toccassero le mie terre, le terre appartenenti al nostro paese. Nell'atto stesso vedevo che da lontano mi chiamava il confessore dandomi l'ubbidienza che andasse a mettere in fuga i demoni. Ma era Gesù che dava comando ai demoni che distruggessero col flagello della grandine parecchi punti. Ricordo che in qualche altra meditazione ho citato San Luigi Maria Grignon da Monforte quando parla dei demoni come schiavi forzati, definendoli nel segreto di Maria gli esecutori dei decreti della divina giustizia. Eccolo qui, perché Dio non si mette a fare direttamente lui il male, ma permette ai demoni, vedete, di sfogare la loro ira, che gli uomini sono meritati con i loro peccati, ma non con l'intenzione dei demoni che fanno quelle cose per farli soffrire ulteriormente, ma con l'intenzione salvifica che un dolore accettato e offerto possa far riflettere gli esseri umani. Questo è il senso, diciamo, profondo di questi tipi di operazioni. Questo noi dovremmo comprenderlo. Dovremmo comprenderlo. Io, cioè, se vedo che alcune circostanze vanno in un certo modo, ma io mi devo chiedere, anzitutto in preghiera davanti al Signore, dico, c'è qualcosa che non va? Non posso subito dire è colpa degli altri, è colpa di questo, è colpa delle circostanze, è colpa di quell'altro. Cioè, non è educativo, non è costruttivo. A volte non ci sono, questo lo sanno bene, per esempio, le anime vittime. Le anime vittime soffrono e si prendono tante cose non per i peccati propri, ma per quelli degli altri. È bellissimo seguire questi passaggi, no? Che il confessore che gli dice, ma anche la figura della Madonna, vedete la Madonna che è la madre di misericordia, era tutta misericordia, no? Come sempre negli scritti di San Luigi Monforte appare, no? Quando San Luigi Monforte parla della vera devozione, ne ha parlato nei giorni scorsi durante qualche meditazione, dice: no, io voglio andare direttamente da Gesù Cristo, d'accordo? Come al suo tempo disse Martin Lutero, e oggi qualcuno di quelli che sono un pochino allergici alla Madonna dicono così: no, non bisogna andare direttamente da Gesù Cristo, lascia perdere la Madonna, che tanto Dio è Gesù Cristo. Dice: sicuro? Ma tanto lui è buono e pieno di misericordia. San Luigi dice: sicuro? Sì, lui è buono e pieno di misericordia, come si vede tra l'altro benissimo, lui è anche Dio. Quindi lui c'è una misericordia infinita, ma non ci può non essere, in quanto Dio, anche la giustizia e le esigenze della giustizia. Dice, andare dalla Madonna significa, ecco, significa rivolgersi alla tutta misericordia. Vedete, è venuta la mamma, la Vergine Santissima, ed insieme con lei e il mio confessore pregavano a Gesù che non la versasse sul mondo,
ma che la facesse bere a me. E la mamma piangeva ed insisteva presso Gesù. Se uno studia le apparizioni mariane riconosciute, per esempio la Salette, la Madonna dice in lacrime: smettetela di peccare perché non posso più trattenere il braccio di mio figlio. Usa queste testuali parole. Nella visione del terzo segreto di Fatima, quello ufficiale, quello pubblico riconosciuto, senza fare tutte quante le questioni dei gruppi cosiddetti fatimiti, quindi quello che è stato pubblicamente rivelato e che noi teniamo per buono e per certo, oltre alle parole sul vescovo vestito di bianco, eccetera, eccetera, la prima cosa è che c'è una visione. L'angelo sterminatore che sta con la spada di fuoco puntata verso il mondo e lancia delle fiamme, e la Madonna che sta con il braccio alzato tra l'angelo e il mondo e con il palmo della sua mano devia le fiamme. Quindi, capite? Devia le fiamme, quindi cerca di fare il possibile perché le maniere forti per far persuadere l'uomo, per farlo convertire, siano diminuite, siano procrastinate, siano in qualche modo alleggerite, perché è una mamma e le dispiace vedere che un figlio soffre, anche se si prende, avete visto, no? Dentro le famiglie è sempre il papà. Quando una famiglia funziona, che prendi provvedimenti, no? E le mamme sono sempre un po' più quelle col cuore tenero, insomma, che il papà prende provvedimenti, deve vedere il figlio che soffre, va. Se è una santa mamma, se ne va in bagno e piange, non si fa vedere dal figlio perché sennò poi screditi dal marito, però soffre, una mamma soffre per questo qui, no? E la Madonna soffre per questo qui. Però capite anche queste immagini che fa vedere, no? Gesù che era stanco, che era sofferente, che era triste, che era afflitto, no? Cioè, e poi vedi come mi hanno ridotto, cioè questo aspetto misterioso dei peccati che riducono e che fanno tuttora soffrire Gesù, che riducono la sua umanità ai minimi termini, e che la sua umanità, appunto, in quanto umanità di uomo redentore, continua a voler soffrire ancora, a voler dare misericordia, si vede benissimo nelle ore della passione, e al tempo stesso la pienezza, insomma, di luce e di grazia che ha per la sua natura divina e per la sua giustizia, e capisce, dice: ma questo purtroppo è tutto inutile, che cosa stiamo continuando a fare? Forse è il caso di trovare altre forme, insomma, altre soluzioni. Quindi questo è un tema veramente importante, sia per la comprensione di tante cose che ci capitano, sia anche per la comprensione dell'importanza della nostra preghiera e della nostra piccola penitenza, cioè anche le piccole penitenze. Adesso abbiamo un tempo forte, che è il tempo d'avvento, che è uno dei tempi penitenziari dell'anno, no? Cioè, capite? Se si cedono certe cose, se si tolgono certe cose, per esempio, perché fare penitenze? Perché? Se qualunque cosa un uomo faccia non succede assolutamente nulla, non c'ha conseguenze. E prima ancora che gli chieda perdono, Dio l'ha già perdonato, come se niente fosse. Cioè, purtroppo a volte si sente in giro, insomma, qualche ricostruzione un po' farlocca che assomiglia però a questo cliché, no? Ma scusate, ma io perché devo andare a fare penitenza? A che cosa serve? A nulla. Se è tutto semplicemente un masochista che si fa del male e che magari pensa pure che questo male possa servire a qualcosa, no? Il problema, io parlo di queste realtà perché per primo, ascoltando tante cose in giro, ci ho sofferto io durante il tempo della mia formazione, perché io sentivo dire queste cose, dico: che bello, meno male, va, che bello, adesso la vita cristiana è cambiata, mangiamo, beviamo, facciamo tutti quanti i comodi nostri, tanto è tutto ok, non bisogna preoccuparsi. Poi però leggevo vite, libri di santi, vite, libri di santi, vite, libri di santi, non solo che facevano delle penitenze spaventose, queste bisogna andare a leggere. Allora che cosa vuoi? E questo non è che l'ha fatto uno, dice: vabbè, quello, se uno vuole bestemmiare, dice quello è matto, è una bestemmia, si è detto su un santo, dice però è uno. Ma sono tutti così. Quindi sono tutti matti? Cioè, il problema è: sono matti in 2000 anni di storia o siamo matti in 30 anni di storia noi? Qua
40, quanti sono, perché tutte quante queste follie sono abbastanza recenti. Cioè, c'è questo contrasto, c'è, d'accordo, che bisogna, dinanzi a cui bisogna prendere posizione. Noi abbiamo la rivelazione pubblica, la testimonianza dei santi, dei martiri, le rivelazioni private, tutte quelle attendibili, che vanno tutte quante in una direzione, anche su questo tema. Una direzione che certamente deve essere correttamente compresa, cioè mai bisogna pensare che Dio, Dio manda i cosiddetti castighi perché si vendica. Assolutamente, questa è una bestemmia questa qui, d'accordo? Oppure perché in questo mondo vuole darti pan per focaccia, d'accordo? Darti quello che ti sei meritato, no. Vuole, e sono sempre atti di amore finalizzati alla correzione, all'emenda. La lettera agli ebrei anche dice la stessa cosa. C'è per la vostra correzione che voi soffrite, Dio vi tratta come figli. E quale figlio non è corretto dal genitore quando sbaglia? Se un genitore non lo corregge, vorrebbe dire che quel figlio, le traduzioni edulcorate dicono è illegittimo, ma il termine greco dice che quel figlio è un bastardo, d'accordo? Quindi già figlio di incerto padre, insomma, non è figlio legittimo. Usa questa terminologia la lettera agli ebrei, d'accordo? Quindi non dobbiamo neanche stupirci, ecco, proprio che è un modo un pochino crudo, non è una parolaccia, insomma, quel termine, però è un modo un pochino diretto, no? Quindi non ci devono stupire queste cose. E dentro questo contesto si capisce anche, per esempio, sia il compito di un'anima vittima, come Luisa, d'accordo? Ma sia anche, per esempio, una delle dimensioni fondamentali della vita della Divina Volontà, che è la riparazione dei peccati. Cioè tutte quante le offerte o gli atti che si fanno, non soltanto per noi, ma per riparare tutto quello che gli uomini non hanno fatto e che devono fare dinanzi a Dio. Cioè, quale fondamento teologico io do alla cosiddetta teologia della riparazione? Quale? È evidente, no? Noi non dobbiamo mai ragionare in maniera romana o a vanvera, però la luce dell'intelletto nostro Signore ce l'ha data, è perché possiamo farla funzionare bene. La meditazione serve anche a questa, no? Rifletti, cogita, pensa. Anche a me, io l'ho detto tante volte, piacerebbe che le cose non stessero così, perché stando le cose così, c'è qualche, diciamo, problemino in più, nel senso che c'è un pochino da soffrire. O prendendo le sofferenze che in qualche modo nostro Signore manda oppure permette, se uno preferisce, oppure a volte anche offrendone qualcuna, non solo per sé, anche per gli altri, d'accordo? Quindi la vita non è tutto quanto un divertimento e un godimento ininterrotto, che tanto a Dio va bene così. Certo, questo bisogna prenderne atto, questo potrebbe anche essere cosa non gradevole alla nostra natura umana, ma la misura della verità non è il gradimento. Cioè, non è che se questa cosa a me piace è vera e se non piace è falsa. Assolutamente. Una cosa è vera o è falsa in se stessa. Poi, se si tratta di una verità, come si dice, scomoda, c'è anche il proverbio popolare che dice che la verità fa male, capito, ti converti, te ne fai una ragione, capi, appunto, te ne fai una ragione facendo funzionare bene l'intelligenza e anche decodificando tante cose che ti accadono, no? Ed anche prendendo coscienza che quando uno fa un guaio, perché non li facciamo i guai, purtroppo, è fatto un guaio, poi tu chiedi perdono a Dio e Dio ti dice: sì, figlio mio, ti perdono per il guaio che hai fatto, però le conseguenze di quel guaio rimangono. E qualcuno le deve mettere a posto, quello non le mette a posto il nostro Signore, te le metti a posto tu. E il nostro Signore a volte ti chiede una certa fatica per rimettere a posto tante situazioni, perché prima di rifarlo quel guaio ci pensi due volte. Ma anche questo non come una minaccia per dire: ah, mo stavolta te ne tengo una dritta, la prossima volta te la faccio pagare. Non è questo il senso, il modo. È sempre un atto di amore, d'accordo? Perché
Fare il male, scatenare quindi il male, fa danni a noi. E una volta che una cosa l'hai fatta e hai innescato un meccanismo, cioè, capito? Cioè, se tu c'è una bomba a detonatore, schiacci il pulsante, la bomba, hai schiacciato il pulsante, se schiacci il pulsante la bomba esplode. E una volta che la bomba è esplosa, fa dei danni, distrugge delle cose. Aveva messo una bomba al supermercato, esplodi, il supermercato crolla. Poi a dire mi sono pentito, ma il supermercato bisogna ricostruirlo. Perché non ci sta più, è crollato. Allora, il male, il peccato, produce una dinamica molto simile a quella di questo esempio. Se tu schiacci il pulsante e fai delle cose che producono dei danni che non dovresti fare, ah, poi ti rimette a posto, E ringrazio a Dio, immaginiamo, insomma, se un attentatore andasse a dire, allora, si presenta davanti al tribunale e dice, mi sono pentito. Dice, va bene, torna a libertà, però paga l'impresa di costruzione per ricostruire il negozio. Potremmo dire che gli sarebbe andata molto bene, nessuno di noi penso che farebbe una cosa del genere in questo mondo, no? Eppure il nostro Signore farò così, se ti penti del peccato, la colpa te la rimette. Però al negozio devi ricostruire. Ecco. E questo è anche il senso della penitenza cristiana, santamente compresa e santamente vissuta. Chiediamo alla Madonna che veramente ci faccia luci su questi argomenti profondi, ecco, che non possono essere né bypassati disinvoltamente, né malcompresi, ovviamente. Ma vanno vissuti e compresi alla luce della Sacra Scrittura, della rivelazione, del senso con cui la Chiesa li ha sempre compresi nel corso della storia e nella modalità con cui i santi, ecco, con la parola e soprattutto con l'esempio di vita, li hanno vissuti. O Divina Maria, tu sei la tutta misericordia, Madre dolcissima e buonissima, ecco, che vorrebbe risparmiarcele tutte, ecco, a noi che molte volte siamo così sciocchi quasi da attirarceli con le nostre mani, ecco, tanti brutti eventi nella nostra esistenza. Ecco, concedici però di ascoltare anzitutto i tuoi dolci inviti alla conversione, ecco, perché se ci convertissimo seriamente, molte sciagure sarebbero risparmiate sotto tutti i punti di vista. E concedici anche di poter lavorare in aiuto con te per ottenere con la preghiera e con i sacrifici che tu chiedi ai tuoi figli dal Signore le grazie perché gli uomini possano ritornare sulla via del bene senza che sia necessario, ecco, metterli con la bocca nella polvere, ecco, per provare a farli riflettere, tra l'altro generalmente con esiti non molto positivi, salvo qualche rara eccezione. Ecco, forma bene sempre la nostra coscienza e il nostro cuore perché possiamo ben agire alla luce di queste verità, accoglierle nel loro giusto senso, ecco, come ulteriori, anche se dolorose, espressioni dell'amore di Dio. E se siamo capaci, ecco, fare quello che possiamo, ecco, perché siano riparati i peccati nostri e quelli dei nostri fratelli e sorelle. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.